Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, primis, ecco qua. Guardate che gran figata che è questo aereo. Una roba a dir poco pazzesca. Guardate che gran figata che non è. Questo è il camion del carburante. Questi i bagagli. Questo per il catering. Insomma, c'è tutto. Oh, c'è un aereo che ci sta aspettando. Allora diamoci una mossa. Madonna, è buio! Raga, io non vedo niente. Veramente, non vedo niente. Vabbè, fortuna che ho questa. La torcia. Sì, perché su X-Plane 11 hanno deciso di aggiungerla. E meno male, cazzo, perché sennò quando volevi a buio, come cavolo facevi? Allora, batteria. Giustamente mi ricorda di chiudere la porta. Allora chiudiamola. Buia. E blocchiamola. È la mattona! Che figata che non è, raga. Ah, in primis, per non perdere tempo, IRS li allineate. Poi abbiamo la potenza al suolo. Allora prendiamo questa. Carburante a posto. Idraulica attivata, tutto attivo come è di norma. Luci di navigazione, grazie, e il logo. Poi lo smoking per quando entreranno. Cabina, accendiamo le luci in cabina. Se non si vede un cazzo. Middle e implementa. Sentite che piacere. Vediamo quanto carburante abbiamo a bordo dell'aereo. 2000, 2000. Io ci aggiungerei qualcosina. Implementerei così. Ecco qua, e arriviamo a 7000 addirittura, pensate che roba. Tutto nelle ali ovviamente. Ecco qua, prendiamo le luci della console e la torcia può andare a farsi fottere. Accendiamo le luci del cockpit. Questo poi però dopo il verso il decollo le tolgo. Questo cos'è? Ah sì, il piano di volo. TDM, ma sì, mettiamoci il mio anno di nascita. Livello di volo 32.000 piedi, posto 19. Ok, poi andiamo nel piano di volo. Minchia fortuna. Che c'ho un piano, uno che mi fa i piani di volo a posto mio. Scusate ragazzi, sono cotto perché è tutto mo che sto montando il video di Incredibili e non ho neanche finito. Ti levi dalle palle, grazie! Non dicevate idiota. La frequenza è 112,6. Non li so a memoria, vi faccio vedere, vi metto nel montaggio. Come vedete nel montaggio ho messo appunto un sito che si chiama onlineflightplanner.org. L'ho preso dal telefono. Lo schermo.
Boom. 3.7, quindi questo. Ok. Andiamo in inizializzazione. Departure. Dalla pista 07. Poi andiamo in flight plan. SRN, nuova destinazione, ovvero Lima, India, Mike, Charlie. Ecco qua. Arrival. E atterriamo alla pista 35L. In quella frequenza 109.10. Perciò mettiamo anche lì ILS, già che ci siamo. Nav, ILS, quant'è? 109.10. Boom. I have nothing to say, sir. Is there anything you want? Ok, lui non ha niente da dire. Seatbelt on. Cabin announcement. Ladies and gentlemen, the captain and crew would like to welcome you on board this Airbus A350. If you haven't already done so, please stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you, or in an overhead bin. The flight crew will do everything possible to make your flight comfortable and enjoyable. Xplane.org, OneSim.com, and Ramses Aviation Design wish you a pleasant flight experience. Andiamo un po' ai motori. Ah, io questo qua lo metterei qua e qui ci metterei questi che sono più utili, almeno per ora. Anzi no. Ok, cosa manca? Flap a 2. Allora, sto a più del cazzo, si è attivato? Sì. Ok. Ah, ground service, direi che vi potete togliere dalle balle. Chiudiamo le porte. Ecco, come potete vedere, non è molto facile pilotare una bestia del genere. Perché? Perché appunto è realistico. Allora, inizializzazione, ok, flight plan, salva, name for entire plan, LIBD, LIMC, ecco qui, esegui. Ragazzo? LI. Aspetta, no. Ma che cazzo? Vabbè, Bari, Milano. Milano. Ecco qua, esegui. Ecco qua. Adesso, perché altrimenti ragazzi devono aspettare anche 40 minuti. Opzioni. Ecco qua. Forziamo l'allineamento perché altrimenti ci mette le ore. Ok, annunciamento. Doors to auto. Attention all flight attendants, doors to automatic.
e accendiamo il motore numero 1. Ok, flashback non mi serve. Vale, direi che ci siamo. Possiamo partire. Anzi, aspettate un attimo perché devo capire un attimino LIBD. Eccoti qua. Minchia, più sgranato, cioè non lo so adesso. Ma infatti mi sa che mi conviene stamparle. Sì, perché c'ho la stampante a casa, raga. Scusate le botte, ma... Ok. Insomma, l'A350 che aereo è? È un aereo bimotore, come potete vedere, ma penso che ci arrivava anche un neonato. È un bimotore a lungo raggio, come vedete c'è ancora questo aereo che ci sta aspettando, ci dobbiamo spostare. Allora, io non ho capito, qual è la pista? Aspetta, ma quanto devo essere pirla? Uso la mappa. Ecco qua. Ah, io sono qui così e devo andare alla pista 07. Direi che la pista 07 è questa qua. Sì, andiamo alla pista 07. Infatti mi conviene andarci anche. Ok, motore numero 1, partito. Motore numero 2, ok. Waypoint, poi io la velocità la metterei manuale. Ecco qua, e mettiamo 220 nodi. Che per partire con la 350 metto sempre 220 nodi. Non sono un tipo che ama perdere tempo. Quota iniziale 3000 piedi. E questo qui è già impostato su un nav, mi pare, appunto, che seguirà la navigazione. Vediamo un po' se è partita anche l'altro motore. Ecco, ormai è partito. Eccola che parte. Tex, quindi andiamo a vedere. Ok, flight control, dov'è? Fuel. Dov'è flight control? Eccolo qua. Ok. Bene, possiamo partire. Quindi facciamo partire. Request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. When the seatbelt sign illuminates, you must fasten your seatbelt, insert the metal fittings one into the other, and tighten by pulling on the loose end of the strap. To release your seatbelt, lift the upper portion of the buckle. We suggest that you keep your seatbelt fastened throughout the flight, as we may experience turbulence. Airbus A350 has 8 emergency exits. 4 on the left side of the cabin and 4 on the right. Please take a few moments now to locate your nearest exit. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to evacuate the aircraft, floor level lighting will guide you towards the exit. Doors can be opened by... firmly over your nose and mouth. Secure the elastic band behind your head and breathe normally. Although the bag does not inflate, oxygen is flowing to the mask. If you are traveling with a child or someone who requires assistance, secure your mask on first and then assist the other person. Keep your mask on until a uniformed crew member advises you to remove it. In the event of an emergency,
Please assume the bracing position. Lean forward with your hands on top of your head and your elbows against your thighs. Ensure your feet are flat on the floor. A life vest is located in a pouch under your seat or between the armrests. When instructed to do so, open the plastic pouch and remove the vest. Slip it over your head, pass the straps around your waist, and adjust at the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord, only when leaving the aircraft. If you need to refill the vest, blow into the mouthpieces. Use the whistle and light to attract attention. Also, your seat bottom cushion can be used as a flotation device. Pull the cushion from the seat, slip your arms into the straps, and hug the cushion to your chest. The following electronic devices, calculators, CD players, laptop computers, may be used when the seat belt sign is off, or when permitted by the crew. Mobile telephones, remote controlled toys, or any electronic devices operating with an antenna, must be turned off at all times. We remind you that this is a non-smoking flight. Tampering with, disabling, or destroying the smoke detectors located in the lavatories is prohibited by law. You will find this and all the other safety information in the card located in the seat pocket in front of you. We strongly suggest you read it before takeoff. If you have any questions, please don't hesitate to ask one of our crew members. We wish you all an enjoyable flight. Thank you. Fottuto 737 dell'American Airlines. O come cacchio si chiama, non me ne frega niente. Si levasse dai coglioni. Adesso poi dobbiamo pure aspettarlo. Qui dobbiamo aspettarlo. Che palle, ragazzi, non avete idea. Sì, no, là davanti, scusa. Questo è per gli aerei che atterrano, che devono aspettare. Dobbiamo attendere. Infatti è quello là che deve decollare. Mi tocca fare controllo a vista perché purtroppo non ho i contatti con la torre. Ok. Pronti al decollo. Cabin crew, please take your seats for takeoff. È un po' grosso questo aereo, ragazzi, non è che è proprio piccolo piccolo. Quindi abbiate pazienza se non sono stra mega preciso.
motori accesi, flap 2, spoiler armati, porta bloccata, piano di volo inserito, auto mode, window heat, take off, registro aboscopico accese, wifi spento, buia. Controllo finale delle superfici. Timone funzionante. Buia! Collo. Ma sì, dai, questo ve lo faccio vedere dall'esterno. Guardate che figata! Sì, non mi fate distrarre, per favore, perché sembra facile, ma non lo è. Radio di salita positivo. Gear up. Pilota automatico inserito. Flap su. E tra l'altro, grazie ai dispositivi di sicurezza all'avanguardia, devo dire. Ah, a proposito. Ladies and gentlemen, our aircraft continues to fly. We would like to remind you that all flights of our airline are non-smoking. For your safety, the laboratories have been equipped with smoke detectors. Damaging or disconnecting. Velocità 250. Altitudine. Altitudine 32.000 piedi. Radio di salita 1500 piedi al secondo. Velocità 300 nodi. Adesso si inserisce nella rotta di volo. Spoiler disarmati. Ice not detected, come vedete qua. Ah, questo non lo fa vedere questo. Perciò possiamo spegnerlo. Ecco qua. Luci di atterraggio spente. Wi-Fi lo riaccendiamo. Ladies and gentlemen, we will now start our onboard entertainment program. For your comfort, we will lower the cabin. Cioè, ditemi che brutto vi taglio la gola. Aspettate un attimo, perché sennò non si vede nulla. Allora, tecnicamente si può modificare. Io, perché mi piace volare con con l'ora e il tempo atmosferico reali, quindi appunto. Però diciamo, perché appunto se no non vedete nulla, mettiamo 3 ore prima, quindi invece delle 9 le 6:34. Aspetta che lo scriviamo. Allora, 18:34. Ah, non puoi neanche mettere 18:35. Sì, vabbè, più o meno. Done. Non cambia nulla?
in qualcuno vuol farmi arrabbiare ed è brutto. Allora mettiamo le 17.35. Mo se mi dice, se mi fa ancora buio, mi incazzo come una iena. Ah, ecco qua. Ma che porco Giuda di figata che non è, raga. Ok, direi che Sibel non ce n'è più bisogno. Allora, scusate ragazzi, ripeto, sono stanco molto. Parliamo un po' dell'aereo. No, perché non li volevo tanto sempre, perché si sa mai. Non voglio. Allora, parliamo dell'A350. Adesso sto andando col telefono, io perché sono chiaro e conciso con voi, lo sapete. Ah, aspettate. Vista del passeggero. No, no, non ho vista più del. Anzi no. Allora, parliamo un po' dell'aereo. Questo aereo, così perché insomma posso mettere le immagini che voglio far vedere. Allora, questo aereo, innanzitutto, andiamo su Wikipedia, vediamo cosa dice. Chi l'ha ordinato, chi l'ha ordinato, che cosa succede. Allora, innanzitutto il primo cliente è stata la Qatar, che appunto la Qatar, se non vado errato, non Qatar Airways, è araba. Un po'. Allora, fondazione. Al Qatar, ovviamente Qatar Airways, compagnia aerea per via del Qatar. Il Qatar, se non vado errato, è appunto, siamo in Medio Oriente, quello stato, però è bello sviluppato. Allora, quindi appunto il primo cliente è stato la Qatar Airways ed è data il primo volo il 14 giugno 2013. Anni di produzione 2014 presente, vuol dire che ancora adesso è in produzione. E però il primo entrato è l'A350-900 della Qatar Airways, registrato come Asset Alpha 7 A Alpha Lima Alpha, insomma A7ALA. Matricola, c'è cioè la matricola MSN 006. Poi dicembre, poi ci dovrebbe arrivare una nuova versione, che è la versione 1000, che è un po' più lunga. Scusate, il microfono mi sa messo. No, questo è giusto. Invece abbiamo la versione 1000 del Qatar Airways, sempre previsto nel 2017, ma alla fine non è partito, diciamo, 2018, ancora non si è visto. Allora, gli utilizzatori sono Qatar Airways, Vietnam Airlines, Finnair, LATAM, Singapore, Cathay Pacific, Ethiopian Airlines, Thai Airways, China Airlines, Lufthansa, Air Carabis, quindi penso l'aereo carabica, Asian Airlines, Delta Airlines e Air Amaricus. Ecco, gli unici birre che non abbiamo comprato sono stati in italiano. Esemplari prototipi 8, ci sono 8 prototipi, il costo unitario è di 269,5 milioni di dollari nel 2015, poi è salito a 304 milioni. Ma no, no, quello lì di prima era la versione 800, poi la versione 900, 300, cioè 304, 8 milioni, la versione 1000, 351 milioni. Allora, è lungo 66 metri, aspettate. Lungo 66 metri, apertura all'area di 64,75 metri, largo 5,69 metri e diametro fusoliera 5,96 metri. Freccia alare di 31,9 gradi e si vede anche parecchio. Altezza 17,10 metri con carrello abbassato, peso a vuoto 192 tonnellate, mentre peso carico 268 tonnellate, peso massimo al decollo 268 tonnellate. Passeggeri 366 in due classi o 314 in tre classi, quindi prima, seconda e terza classe.
capacità 36 LD3 cargo, capacità 42, no, no, anzi senza pure, e la capacità di combustibile 138.000 litri. Abbiamo questi due motori che vedete, molto molto belli, devo dire. I due motori sono turbofan Rolls-Royce Trent XWB, potenza di 50.000 cavalli vapore. Velocità massima di crociera Mach 0,89, quindi 945 km/h, velocità di crociera 0,85 Mach, 903 km/h, autonomia 15.000 km, ovvero 8.100 miglia nautiche, quindi tecnicamente questo aereo non potrebbe fare il volo lungo raggio. Vabbè. Ah, i dati sono relativi versione A350-900. Allora, è un aereo bimotore turbovento alla bassa, bla bla, secondo il progetto iniziale, il velivolo venne sviluppato a partire dalle famiglie A330 e A340. Ma nel 2006 si decide di riprogettarlo con un fuselaggio più largo, da qui il nome di XWB, ovvero Extra Wide Body. Sia rispetto agli A330 che A340, sia rispetto ai suoi rivali, quando sempre su 7.000. La riprogettazione venne effettuata per venire incontro alle richieste di molti potenziali clienti come Singapore Airlines, che altrimenti sarebbe rifiutato di effettuare degli ordini. Questo cambiamento, così come il largo uso di materiali compositi, ha notevolmente aumentato i costi della progettazione degli aeromobili, che ha spostato dal 2011 alla seconda metà del 2014 per l'A350-900. Per l'A350-900 l'ingresso in servizio, la prima consegna della versione 900 venne effettuata il 14 dicembre 2014 alla compagnia Qatar Airways. Per la versione 1000 il primo cliente sarà nuovamente Qatar Airways, per la versione 800 dovrebbe essere Asiana Airlines. Il primo volo dell'MS, ok, il primo prototipo della famiglia versione 900 venne effettuato all'aeroporto di Tolosa Plagna, nella sede Airbus 45 Blagnet, come cazzo si chiama, Marona Santa, io francese, si chiama come cane gatto, nella sede dell'Airbus 45 nel 2013. Allora, la storia. Airbus e Boeing si stanno affrontando dal 1970 in un mercato sempre più caratterizzato dalla continua aumento delle pressioni di petrolio. Dopo il lancio di un nuovo progetto del 787, caratterizzato dalle ricerche di migliori prestazioni, Airbus decise di mettere decise nel settembre 2004 di studiare un nuovo velivolo. Ingegneri di Airbus, allora, ancora mobilitati per lo studio dell'A380, ripresero i lavori riguardanti l'estensione della versione dell'A330-500, proponendo anche di aggiungere una nuova ala in materiale moderno. Il programma A350 venne annunciato ufficialmente il 6 ottobre 2005 da EADS, non IDS, EADS, casa madre di Airbus. Il velivolo venne inizialmente progettato in due versioni, A340-800 e A350-900, indicando di trasportare con un circolo di passeggeri su voli non-stop da 13.900 km a 16.300 km. Così la prima versione della 35 era molto vicina alla 330, stessa struttura in alluminio, stessa dimensione ed eccezione della versione 900 che è di 1,6 metri più lunga della 330-300. Per la motorizzazione della 350, Airbus sollecitò il costruttore General Electric Aviation con i motori della General Electric NX che equipaggeranno, che appunto equipaggiano, anche il 787. Ai Rolls Royce con un'altra versione dedicata alla famiglia Trent, il Trent 1700. Oh raga, ho scaricato 300 mega soltanto per fare questa parte, quindi vedete di apprezzare, invece di andare sui vostri siti del c***o, andate ogni tanto su Wikipedia, perché tutte le cose che ho detto finora sono lette su Wikipedia. Quindi se volete andare avanti per informarvi su questo dannato aereo, andate a cercare per i vostri. Guardatevi il resto del video. Ma essenzialmente che impressione mi ha fatto a me? Parliamo di questa, della mia impressione. Allora, sapete che io appena ho visto un'immagine dell'A350 con questo nuovo winglet, con questa forma così iconica, che appunto come vedete ha una forma veramente spettacolare, un winglet che si chiama Sharklet, perché winglet della serie Boeing, con questa forma così aggraziata, delicata e molto, come dire, singolare. Appena l'ho visto ho detto cavolo, devo assolutamente provarlo, perché all'epoca provavo Five Gear e X-Plane 10. Però alla fine, quando è uscito per X-Plane, era la versione 10 e la versione 10 l'avevo eliminata, perché appunto avevo deciso di aspettare la 11. Poi sistemi, insomma, le carte, l'autopilota, la manetta, tutti i sistemi,
sono belli da vedere, non sono brutti. Allora, innanzitutto qui spegniamo le luci perché tanto sono inutili. Ecco qua, sono inutili, quindi spegniamo le luci, nel caso sulla torcia. Questo aereo è una roba a dir poco spettacolare. A dir poco spettacolare. Ma è tutto. Rendetevi conto che stiamo ancora salendo, poi andiamo a velocità Mach 85. Per il momento andiamo a Mach 75. Aumentiamo anche il ratio di salita, dobbiamo aspettare che sia quanto. In questo modo. Ecco, come potete vedere la 350 è molto intuitivo, poi è tutto sul display, diciamolo che ritorno. Anche il risultato artificiale di riserva, rendetevi conto, che sarebbe questo qua, 1 e 2. E poi c'ha l'Elvis, che è una cosa pazzesca perché ti permette di vedere le carte, che è bellino. Però io qui le carte devo rifarle totalmente perché il mio amico Marcello ha fatto, e il mio amico Alessandro ha fatto un mezzo casino, perché le ha messe in formato A3 quando servivano in formato A4, cioè le ha messe in formato A5, scusate, invece le ha messe in formato A4. E più che altro questo qui della simulazione è spettacolare, perché alla fine hanno approfittato, diciamo, di questo Avis, oddio, delle OIS, scusate, che appunto tecnicamente tiene solamente le carte e la mappa mondiale, però ne hanno approfittato per metterci anche le opzioni, che appunto vedete tutte le opzioni, quindi autopausa nei avvertimenti, nei warning, insomma, XFMC e supporto, poi mouse wheel, insomma tutte le opzioni che ci stanno nell'aereo, una roba pazzesca perché pensate. Poi ha messo il manuale per l'utente, model setup, se io vado giù vi fa vedere tutto quanto, come vedete, la roba che se vedete è pazzesca, vi fa vedere tutto quanto, insomma, però questo qui non mi sono mai degnato di guardarlo perché io preferisco imparare da solo. E poi gli annunci della cabina, infatti come li sentite, una roba pazzesca, l'aeroplano che ti fa vedere passeggeri, carburante e cabina, e poi anche le preferenze del calcolatore, ma tutto quanto. E poi abbiamo il servizio di terra, che appunto sono le porte, l'equipaggiamento di terra e il pushback, che in questo caso non l'ho usato perché mi impalla sempre l'aereo, quindi vuol dire che c'è qualcosa da sistemare. E niente, qui io di solito tengo gli annunci della cabina, poi quando arrivo verso la zona di atterraggio metto le carte, non mi interessano. Io salirei a livello 330. Ecco qui. Mettiamo 084, poi quando salirà sempre di quota aumenterà anche il livello di insomma, potrà aumentare anche la velocità. Poi come vedete si possono mettere su finestre separate, come vedete i due EFIS importanti, che appunto sono la mappa e l'orizzonte artificiale, ma non i pulsanti di questi due. E poi abbiamo qui che ti fa vedere i vari, anzi ve lo faccio vedere di qua, lo faccio vedere di qua nella parte del copilota. Abbiamo questa qui che ti segna la distanza, segna la distanza, e questo è il tipo. Allora, LS vuol dire quando devi fare l'atterraggio ILS, il VOR quando devi seguire un riferimento di un punto radio, navigazione quando devi andare, appunto con la navigazione ti fa vedere il 360, quindi fa vedere verso nord, verso sud, l'arco abbiamo, e infine abbiamo questo qua che ti mostra proprio tutto quanto, una roba tipo pazzesca se ci pensate. Anche qui però qui mettiamo navigazione e mettiamo la distanza al massimo, ma vi possiamo vedere quanto effettivamente non è più comodo così. Questo è l'autopilota, diciamo, essenzialmente sentate che cambia la temperatura, va alla centrale, ecco qua. Qui abbiamo l'autopilota e questi qui diciamo che sono i punti di riferimento che deve mostrare nella mappa, appunto. Questi sono i waypoint, VORD, quindi appunto i radiofari, NPT, che purtroppo non mi viene in mente adesso cos'è, e gli aeroporti. E le indicazioni
piacerebbe pescare, quindi praticamente siamo qua. E poi abbiamo il terreno, che praticamente mostra il radar, ogni radar mostra il terreno. Ok ragazzi, un'idea pazzesca. Ecco, vedete laggiù, potete vederlo. Ah, non lo fa vedere perché giustamente... Ah, eccolo là. E poi appunto qui c'è l'autopilota, questa è la velocità che ti segna o i nodi o il Mach. Questa qua è la Mach 085, la velocità massima, come potete vedere è Mach 09. La velocità di crociera Mach 085. Questa è la direzione magnetica, volendo, però se si preme e se si preme diventa navigazione, appunto segue il GPS. Mentre questo qui, LOC, che appunto segue o il ILS o il radiofaro, impostato nel VOR1 o VOR1 o nell'ILS. Nell'ILS, se noi adesso andiamo a vedere, vi faccio vedere, che appunto sarebbe qui, metti in NAV, VOR, ADF e ILS. Se noi mettiamo ILS, 109.10, che appunto è della 35L, che appunto è impostato qui. E non ve l'ho fatto vedere perché è successo un po' casino. Poi qui abbiamo altitudine, che ti blocca l'altitudine come appunto l'altitudine che hai raggiunto. E poi abbiamo approccio. Approccio vuol dire di cliccare il set, praticamente sarebbe l'atterraggio automatico, se il tempo lo permette. Perché se avete le condizioni meteo lo permettono, devi fare l'atterraggio manuale. Giusto? Quindi una volta premuto, prima all'inizio io premerei, all'inizio di solito premo un lock, appena aggancio il radiofaro orizzontale, scendo a 4000 piedi dal terreno, e poi quando l'ILS è impostato qui a metà, vi faccio vedere, l'ILS, ecco qui appare un rombo viola, che potete vedere davanti, ecco, e qui abbiamo il sistema ILS, il Glyscope, e questo è il lock viola. Che praticamente sta a indicare questo sul piano orizzontale, questo sul piano verticale, la posizione dell'inizio della pista per atterrare. Anche lo scenario fa la sua parte, però non ho bisogno di niente. Ma è normale che siamo ragazzi, sono altri 10.000 metri. Allora, dicevo, appunto, ecco, quando una volta che premi GS e LOC, attivate anche il secondo autopilota, perché sono due computer, perché nel caso uno va a puttane, rimane l'altro, e capito, nel caso guasto, perché se si guasta durante l'atterraggio tu magari sei distratto, sei troppo rilassato, non hai riflessi, perché ecco come cambia la luce, cosa improvviso, anche se è un po' brutto, perché appunto il sole sta tramontando un po'. Guardate che bello che è, ragazzi, una roba pazzesca. Roba di poco pazzesco. In questo periodo c'è poca visibilità perché appunto è autunno e l'autunno non è che si veda molto. Ok, io aumenterei di nuovo le luci in cabina e di pilotaggio. Aumenterei qua. Anche se tecnicamente dovrebbe essere già tutto buio, raga. E niente, ci vediamo quando inizio la discesa, perché per il momento io vado a cenare. Bella cosa, una giornata e sole. Qui mi sa che c'è qualcosa che non va. Vabbè. Siamo a scendere, ho già dato l'annuncio.
Ecco, qui in questo caso dobbiamo utilizzare leading magnetico. Stiamo scendendo, riaumentiamo un po' la velocità perché guadagniamo un po' di spazio facendo così. Altezza 5000. Aspettate un attimo raga, perché devo vedere una cosetta. Nel caso mi tocca andare a vederlo sul computer. Carte LIMC. Questo è un pochino più leggibile. Allora, vediamo un po'. Prossima. A me serve 35L, comunque sia una pista 35. Nebur. Questo è il decollo o l'atterraggio? Questo mi sa che è l'atterraggio. Allora, SRM lo Boom! Ecco qua.
così che posso riattivare la navigazione. Un po' più difficile qua. La prendi o no? Vabbè. Alla peggio facciamo così. Eccoci qua, come vedete questo qua sta a indicare il percorso di discesa, che è molto utile se ci pensate. Ecco qua, così, che appena finisce la discesa siamo arrivati al nostro punto di arrivo. Che c'è un po' di nebbia a Milano, eh? Oppure la nebbia che ci segue. Ma che cazzo? Va già un pochino meglio. Vabbè, che se no ragazzi facevo l'impressione che la nebbia veniva da qua giù, come non detto. Vabbè, comunque meglio di prima, questo poco mi assicuro. Ecco lì l'aeroporto. Almeno credo. No, quello è Linate, mi sa. Vediamo un po'. Sì, è Linate. Il nostro aeroporto alternativo. Fortunatamente non ce n'è bisogno. Innanzitutto fatemi vedere se ho il carburante quantità giusta, perché se siamo troppo pesanti sarà un po' dura atterrare. 4110. Sì, dovrebbe andare. Io atterravo anche con 2000, con 3000. Eccoci qua, pronto l'atterraggio. Aeroporto. Aeroporto in vista. Eccola là la nostra pista. C'è sta pure la rima, poi apri. Vai con la pizza. Buia! Da qui anche noi diventiamo dei passeggeri, perché l'aereo praticamente sa atterrare da solo. Ah, giusto. Ah, stavo per dimenticare la cosa più importante. Luci. No, gli ali non servono. E runway. Yes, sir. Still nothing to say. Guardate che figata l'animazione del radar che si apre a ventaglio. Che figata raga, no vabbè, spettacolo. Allora ragazzi, se vi state chiedendo cosa sto usando e soprattutto che simulatore è, vi metto due loghi. Allora, uno e due. Ecco qua, sono questi qui che sono appunto X-Plane 11 della Laminar and Search Research e la 350 di Flight Factor, che porca puttana è fatta da Dio.
come potete vedere. Ok, luci. No, non del tutto. E teniamo la torcia accesa in questo modo. Anche se qui l'effetto del riflesso potevano anche mettercelo. Ah no, è vero che, non so se lo sapete, ma questi qua sono fatti apposta per non dare riflessi. Spettacolo se ci pensate. Allora, quant'è la velocità? 127. Allora adesso noi scendiamo a 135 nodi. Raga, io mi fumo una sigaretta nel frattempo. Tolgo il tempo da cenere. Una posizione confortevole. E che poi dovremo fare la flare, che vi spiegherò cos'è. Anzi, ve lo spiego ora mentre scendiamo. Praticamente la flare sarebbe la riattaccata finale, ovvero quando l'aereo è molto vicino alla pista e tira leggermente sul muso per addolcire il touchdown, ovvero quando tocca la pista. La flare nella 350 di Fly Factor devi farla tu manualmente, ma in quello lì che conosco io, ovvero quello reale, fa tutto in automatico, una roba pazzesca, però qui conviene farlo manualmente. Infatti io a circa 300 metri e diciamo che attivo, anzi no, Flight Director è sempre qui. Ma adesso vediamo, proviamo a voglio fare questo test con voi, vediamo cosa succede. Allora, tecnicamente dovrebbe atterrare da solo, tecnicamente. Dovrebbe atterrare da solo. Allora, io adesso metto velocità di discesa, quindi 130 nodi, e poi scendiamo a 127 nodi, che appunto è la velocità vicino allo stallo. Come vediamo, l'aereo si sta già mettendo a livello dell'orizzonte. Andiamo un po'. Pure controvento, meno male, così è più facile atterrare. Siamo controvento? Sì, direi, di brutto. Quando si dice il culo, raga. Ok, allora io qui direi che l'autobrake possiamo metterlo a 2. Ovvero quando tocca terra fa tutto da solo, frena da solo. Qui abbiamo un'auto dei pompieri della polizia, quel che è sempre attiva. Spegniamo la torcia perché non ci serve. Ecco qua, come vedete apparso land, vuol dire atterraggio. Però siamo un po' fuori linea, mi pare. Sì, siamo un po' fuori dagli schemi, vediamo un po'. No, no, no. Anzi, direi di sì. Quindi l'autopilota lo devo disattivare. Allora, fino così, verso sinistra, flare, continuiamo, flare, return, 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 boom! Reverse, spoiler, che raga, questo è l'atterraggio più morbido che ho fatto, in tutta la mia vita, parlando sui simulatori. Ok, sotto i 70 nodi possiamo, sotto gli 80 nodi possiamo utilizzare i freni delle ruote. Direi ora. No. E direi piano piano, così. Sta zitto! Vedete, si è resettato tutto. Adesso andremo verso il gate. After landing. Ladies and gentlemen, we welcome you to our destination. The local weather is very nice. 19 degrees centigrade. The local humidity and comfort, we are for what you need from here.
figata che non è. Spiega le luci stroboscopiche, le spegniamo dopo. Questo perché? Perché un aereo che sta rullando che ha le luci stroboscopiche accese vuol dire che è appena atterrato e quindi ha la precedenza nel caso ci siano momenti di attesa. L'aereo con le luci stroboscopiche che rulla ha la precedenza appunto perché è appena atterrato. Mazza, oh no, proprio avanti. Boom. Perfetto. Allora, luci stroboscopiche. Bacon. Pensa mi sono scordato, porca miseria. Ok, spegniamo tutte le luci tranne il logo e la navigazione, perché appunto l'aereo è ancora acceso. Ora, quando le luci del beacon sono spente, vuol dire che il servizio di terra può venire. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Spegniamo i motori e attiviamo il generatore di terra. Ok. Goodbye. All flight attendants, doors to menu. Ladies and gentlemen, we hope you've enjoyed your flight and will return soon. On behalf of Flight Factor, xplane.org, and QPAC, we thank you for choosing the Airbus A350. Giustamente qui è rimasto il piano di volo. Ok. Vediamo un po'. Vabbè, non è caso. Andiamo dopo. Ok, tutto su. Non ci rispondiamo. Entriamo in cabina. Tutto. Airplane cabin. E togliamo anche il carburante. E me ne è rimasto minchia 4000 kg, eh. Ok. Prendiamo tutto. Spento. E batteria spenta. Sì,
qui, con queste ricariche. Le pompe, così tutto. Ok. ADRS. Still here, Captain. And still no new information for you. Tutto. Ecco qua. Ok, l'aereo è spento. Adesso basta che stacco il generatore di terra. No, perché non si spegne niente? Ho spento tutto. Azione e logo. Captain, if you want your coffee today, you should turn on the power in the galley. Tanto ha spento tutto. Strano. Dovrebbe spegnersi tutto. Ah, ecco. Si era accesa la batteria di riserva. Ecco qua, spento tutto. Boom. Bene, ci vediamo. Ciao ciao.